Oggi parliamo di un fotografo, Riccardo Venturi, che in questi giorni sta inaugurando una mostra allo Spazio Tadini di Milano, visitabile fino al 15 di febbraio. Tutti i dettagli sono sul sito dello Spazio Tadini. Riccardo Venturi è un fotografo di reportage principalmente e ho avuto modo di incontrarlo in occasione della sua inaugurazione. È un fotografo interessante perché lui unisce alla maestria del reportage, alla fotografia classica in bianco e nero, un tocco di speranza, nel senso che le sue fotografie, pur prese in contesti molto particolari e sicuramente di guerra e drammatici, offrono una speranza e un'immagine in qualche modo che tira fuori la bellezza dell'immagine, la bellezza dei paesi che lui ha visto. Questo in particolare per l'Afghanistan, dove lui, per un lavoro per il quale nel 97 vinse anche il World Press e si ripeté poi nel 2011, quindi un fotografo di valore che ha vinto per ben 2 volte il World Press e si ritrova in tutta la sua fotografia. Unisce alla classica fotografia anche dei tagli molto particolari, in quanto nelle sue fotografie, per esempio quelle sull'Afghanistan, possiamo vedere oltre a, diciamo, classiche fotografie nel formato dei 3/5, anche delle fotografie con dei formati un po' cinematografici, quindi che portano chi guarda la foto dentro la foto. Questo è interessante come discorso ed è unito a tutta la fotografia di reportage di Riccardo. E peraltro ci sono alcune immagini, questa a me in particolare piace tantissimo, che sono interessantissime e ho avuto modo di parlare con lui proprio in merito ad una sua foto e allo scatto che lui ha fatto e che ho avuto modo di registrare mentre appunto me lo raccontava. Lo scatto è questo qui, molto bello, realizzato in Afghanistan nel 2002, e sentiamolo dalla sua voce. È rimasto un attimo così e io mi sono innamorato di questo volto, di questa bambina che sembra una piccola Madonna, in qualche modo occidentale, che da sola si è posizionata lì. Non le ho chiesto di posare in questo modo. Lei semplicemente usciva dalla moschea e mi ha guardato con questi occhi così penetranti. Sembrava che si fosse da sola perfettamente incorniciata in questo arco. Mi sembra un momento, ecco, veramente un po' magico, e quindi mi sembrava. Quindi tu eri, diciamo, nel 2002 stai facendo un lavoro. Io ho cominciato a lavorare in Afghanistan in realtà nel 96, molti anni prima, nell'ottobre del 96, quando i talebani hanno occupato Kabul per la prima volta. Sono stato uno dei primi giornalisti ad arrivare a Kabul, credo forse il primo italiano, tra i primi degli italiani, a documentare un po' gli eventi di quei giorni. Da allora mi sono innamorato del paese, mi sono innamorato dell'Afghanistan, l'ho seguito per moltissimi anni, fino al 2006-2007, facendo tantissimi viaggi un po' ovunque nell'Afghanistan di allora. E credo che la grossa differenza, la grossa fortuna che ho avuto, è che c'è stato un momento in cui l'Afghanistan era viaggiabile, cioè si poteva visitare. Oggi purtroppo la maggior parte delle province, delle zone che ho visto allora per questioni di sicurezza non sono più raggiungibili. Quindi Ecco, nella tua fotografia c'è la guerra, ma non si percepisce. O meglio, si perché percepisce, ma non appare. ma l'idea era quella di che il primo viaggio che feci era molto centrato sul conflitto, era molto su Kabul, però avevo anche intravisto un paese di una bellezza e una
popolo di una cultura straordinaria, e mi sembrava di non rendere giustizia agli afghani e all'Afghanistan raccontando soltanto questo paese come un paese in guerra, come un paese in conflitto, come un paese di violenza, di morte. È un paese, una bellezza che spinge al misticismo. E in questo primo viaggio ero stato toccato un po' da questo misticismo e volevo tentare di raccontarlo ancora, e quindi molti altri viaggi tengo la guerra un po' come sfondo, ecco. In realtà vorrei che venisse fuori anche la cultura afghana e la bellezza dell'Afghanistan. Grazie a Riccardo Venturi e 2 volte WordPress.